ho chiesto se erano parenti, perché ovviamente la signora non è neanche parente, mi racconta che la bambina è stata accompagnata al confine dalla mamma medico, che ovviamente è impossibilitata a lasciare il territorio perché si deve mettere a disposizione negli ospedali e per le persone ferite. Il papà ovviamente è sul fronte della guerra e questa bambina con uno zainetto sulle spalle da sola ha dovuto percorrere chilometri e chilometri, è arrivata a Bologna in mezzo a gente che ovviamente non conosceva, a Bologna è stata convogliata fino ad arrivare qua a Como da questa signora che l'ha in casa. E vabbè, noi ovviamente ci siamo attivati anche con il dirigente dell'immigrazione, l'anticrimine, proprio perché dobbiamo tutelare questi minori, non perché vogliamo fare chissà che cosa, ma è così. E sentirsi dire che una bambina di 7 anni sta seduta su una sedia in un angolo, perché probabilmente ha vissuto e ha un'esperienza veramente forte, e insomma, a me è proprio ha fatto fatica, come dire, a non tralasciare le emozioni. Questa cosa uno ce l'ha sulla pelle, sei qua, senti le storie, puoi vedere dalla televisione quello che sta succedendo, ma fino a quando non le dividi in persona non riesci a renderti conto. Come mamma dico che prendere un bambino, doverlo portare in strada, dovevi dire ciao, vai, io devo tornare indietro, star qua, è una cosa veramente che a me ha fatto perdere qualche ora di sonno.